innanzitutto la sala polivalente Giovanni Paolo II, nella persona dell'assessora la dottoressa Donata Maria Valenti, il comune di Somma Lombardo che patrocina appunto il nostro evento. Un ringraziamento particolare va anche all'artista di Novilancia che ci ha concesso l'utilizzo di una sua opera, uno splendido olio su tela per realizzare il nostro volantino. Ieri ricorreva la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Quest'anno, dall'inizio dell'anno, un dato aggiornato al 20 novembre, si contano già 104 femminicidi. Senza considerare tutto il sommerso delle violenze domestiche, che coinvolgono tante donne che sopportano in silenzio una vita impossibile. Spesso, appunto, le donne in difficoltà non sanno a chi rivolgersi e quindi diventa importante il ruolo delle associazioni sul territorio quale punto di riferimento. Il concerto di questa sera supporta una di queste associazioni, e cioè la Casa delle Donne Anna Andriulo di Gallarate. Quindi inviterei la presidente di questa associazione, la signora Ivana Graglia, a raggiungermi sul palco e a spiegare l'attività dell'associazione stessa. Grazie Ivana. Buonasera a tutti e a tutti voi per essere qua stasera con noi questa splendida serata. 125. Dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2022, questi secondo i dati forniti dal Viminale, queste sono le donne uccise per femminicidio. Femminicidio vuol dire che comunque sono state uccise semplicemente perché donne. Una donna ogni 3 giorni nel nostro paese viene uccisa. La violenza sulle donne molto spesso viene così descritta dai mass media, dalla stampa, come un'emergenza. Niente vero, le emergenze sono i terremoti, è stata la pandemia, sono uragani, perché un'emergenza è una cosa che inizia e finisce. Invece la violenza sulle donne è un fenomeno sociale, strutturale e antichissimo e investe tutti i settori della società. Ci si chiede come mai, nonostante le leggi, per ultimo il codice rosso, nonostante l'inasprimento delle pene per chi agisce la violenza, questo fenomeno invece di diminuire addirittura diventa ancora, aumenta come numero, come fenomeno. Che cosa non funziona? Ci si chiede come mai ci sono l'inasprimento delle pene, ci sono le leggi. Perché non funziona? Funzionano relativamente, ma non riescono ad estirpare questo terribile, questo tragico fenomeno. Perché questo fenomeno risale all'antichità, un fenomeno antichissimo. Avete sentito parlare tutte e tutti di patriarcato. Il patriarcato ha origini, addirittura lo fanno risalire a 6.000 anni fa. E questo fenomeno colpisce purtroppo tutte e tutti quanti, anche a livello, non ci sono posti nel mondo, nel nostro pianeta, dove la violenza sulle donne è stata estirpata completamente. Quindi c'è ancora molta strada purtroppo da fare. E al di là delle istituzioni, quindi ci sono le forze di polizia, ci sono i centri antiviolenza che per fortuna ci sono nel nostro paese, però occorre veramente fare un lavoro grosso dal punto di vista della prevenzione. Prevenzione che non è solamente in qualche modo rendere solamente le donne capaci di intravedere il rischio che c'è nella violenza, per questo è importantissimo, quindi fare un lavoro anche di informazione
importante fare un lavoro sull'educazione alla relazione e quindi sulla prevenzione, partendo anche da ognuno e uno di noi, al nostro piccolo. Innanzitutto non girare la testa quando veniamo a conoscenza di un episodio, di qualcosa che ci viene, con difficoltà raccontato. Però è importante l'educazione ed è importante la formazione, soprattutto per le giovani generazioni, perché i ragazzini e le ragazzine che adesso frequentano la scuola saranno le adulte e gli adulti del domani. E se non interveniamo nella formazione e nell'educazione al rispetto, e al rispetto alla differenza dei generi, questo problema grosso continuerà comunque a esserci, come se fosse un'emorragia che non finisce. Noi cerchiamo di intervenire con le leggi, con le pene anche, perché giustamente ci mancherebbe, però questo fenomeno non viene sradicato. Come associazione noi non siamo un centro antiviolenza, anche se collaboriamo con i centri antiviolenza, ma lavoriamo proprio sul discorso della prevenzione attraverso i nostri eventi che promuoviamo, che possono essere convegni, che possono essere presentazioni di libri, comunque sul discorso culturale e soprattutto sulla formazione. Abbiamo dei progetti di intervento nelle scuole, perché pensiamo proprio che bisogna partire soprattutto dalle giovani generazioni. Non la faccio lunga. Vi ringrazio ancora una volta di essere qua con noi. Grazie Ivana. Buon concerto. Chiamo comunque l'assessora all'istruzione, cultura e comunicazione e partecipazione della città di Roma. Al gesto estremo.
Di quest'opera è stato fatto un adattamento teatrale e noi questa sera vi daremo un piccolo assaggio con tre pezzi, a partire da Un bel dì vedremo, cantata dal soprano Cristina Di Mauro, che poi proseguirà con Scuoti quella fronda di ciliegio in duetto con il mezzo soprano Tiziana Sbalchiero, cui farà seguito il brano Addio fiorito asil col tenore Im Suntae. I tre brani saranno intervallati dalla lettura dei testi tratti dal libretto originale di Butterfly di Giuseppe Giacosa e opportunamente elaborati dall'ideatrice di questo adattamento teatrale, e sarà proprio lei a leggerli. Prego quindi il gentil pubblico di riservare gli applausi alla fine di tutte le letture. Accompagnata al pianoforte dal maestro Sadat Ismailova, ho il piacere di presentarvi la poetessa Lidia Sbalchiero. È il nome tuo, tenue farfalla, bella come una ghirlanda di fiori freschi, una stella dai raggi d'oro, fontana della vita, assomiglia alla dea della luna che la notte scende dal ponte del cielo, piccola geisha, il richiamo dell'amore forte al cuore di colpì, bello la tua tenente d'ingrato, bello che non si può sognare di più. Lo hai amato dal primo istante, il suo sorriso ti ha rapita, ti disse cose che mai avevi inteso. Era lui l'occhio del tuo firmamento e lui seppe farti sua. Tu, piccola geisha, delicata come una farfalla che palpitante lui serrò tra le sue mani. Lui, niente vagabondo, che solo per capriccio ti sedusse, che ti sposò all'uso giapponese per 999 anni, salvo ripudiarti a suo piacere. Crudele fu il tuo amato, per lui eri amore o grillo, donna o gingillo. Da quel tempo felice, 3 anni sono già passati, sola ti ha lasciata, strappandoti le ali. Tenne farfalla, da uno spillo al cuore trafitta, ma tu con sicura fede aspetti e di ogni nave scruti bandiera e colore. Povera Butterfly, hai creduto di morire al pensiero che lui di te si sia scordato, ma proprio quando non ti diceva piange e dispera, l'atteso giunse. Ecco che suona il cannone del porto, una nave da guerra e bianca e reca il vestito americano delle stelle. Finalmente, ecco che di gioia si illumina il tuo volto, tu ti hai mentito, solo tu sapevi, tu che l'ami.
Squallor d'inverno era il tuo giardino, spoglio era l'orto, ma il tuo pianto desti alla zolla, e lei ora con i suoi fiori ti ripaga, gigli, viole gelsomini, rose all'arco della soglia, corolle di verdene, petali di fiore tutti intorno a mani piene con suzuki spandi, perché è la tua dimora o letti di dolce primavera, e raccoglier sappia l'amor tuo come si conviene, dopo lunga e così sofferta attesa. Thank you.
tuo piccolo, inutilmente l'amato tuo è atteso. Un papavero rosso avevi tra i capelli e adorno di fiori era la tua casa. Ma la loro fragranza sarà veleno per il cuore contraffitto e gelo di morte per il tuo sangue. La triste verità da sola prenderai. Lui è tornato, ma con la voglia americana, che materna cura del tuo bimbo avrà. Il tuo strazio atroce finalmente al cuore del tenente giunge, che ora si strugge dal rimorso perché il suo fallo vede e sente. Più non regge il suo squallore e sa che il cuore suo con tal tormento mai più trema gli darà. Tratto dall'Otello di Giuseppe Verdi, dal titolo Credo.
Verdi musica la tragedia shakespeariana Otello, una tragedia che parla di inganno, di trame oscure, di gelosia e di morte. Una tragedia causata dalle menzogne di Iago, che insinua nella mente di Otello il presunto e falso tradimento della moglie Desdemona. In questo testo ci viene proposto deliberatamente il personaggio Iago come uomo crudele e disperato, un essere insicuro di se stesso e che usa la violenza verbale e l'aggressione a Dio per sentirsi potente, un uomo orgogliosamente perfido, antagonista della divinità da cui dipende, e da questo status Verdi trae una straordinaria musica psicologica e l'accentuazione musicale di un pensiero preciso. Tutto è crudele e vecchia fola il cielo. È come se Verdi e Boito avessero voluto denigrare e distruggere il credo mistico, traducendolo in versione tragicamente diabolica. Tratto dall'Otello di Giuseppe Verdi, ascoltiamo il brano Credo, canta in baritono Giancarlo Razionale. Oh!
nulla. Thank you.
in Rigoletto. Rigoletto, deforme buffone del Duca di Mantova, ha una figlia segreta di nome Gilda, che cercherà invano di proteggere dal padrone di Martino. In questo brano il Duca confida ad un cortigiano di essersi innamorato di una bella fanciulla, che ha incontrato più volte in chiesa. I due uomini ammirano le donne intorno a loro, e il Duca espone la sua filosofia spicciola sulla vita e sull'amore libero dalle gambe. Tratto dal Rigoletto di Giuseppe Verdi, ascoltiamo Questa o quella. Canta il tenore in suntuario.
parte del nostro concerto, raccontandovi una. La protagonista di questa storia si chiama Alice, ma potrebbe chiamarsi Franca, Francesca, Maria, Teresa. E potrebbe essere nostra sorella o la nostra cara amica. Questa è la storia di Alice. Mi chiamo Alice, ho 27 anni e domani mi sposo, mi prendo il cuore dalla felicità. Ho tutte le farfalle nello stomaco, tutte le farfalle di questo mondo nel mio stomaco. Sposo Luigi, l'amore della mia vita. Sì, perché quando ti arriva l'amore, devi accoglierlo a braccia aperte, perché è bellissimo. Mi chiamo Alice, ho 30 anni e aspetto un bambino. Al mattino la nausea. Come mi sveglio, mi alzo, mi siedo sul letto, ho una nausea tremenda. E la sera ho una fame. Ma una fame, ma non di cose normali che si trovano normalmente nel frigorifero, no, di cose particolari. Per cui il mio Luigi è costretto ad andare da un supermercato all'altro e procurarmi il cibo per il bambino che ho in pancia. Lui dice che sono bellissima, bellissima, sono ingrassata di 10 kg, però non mi interessa. Non mi importa, mi piace farmi coccolare lo stesso. Mi chiamo Alice, ho 31 anni e da qualche mese stringo tra le braccia Francesco. Lui è buono. E poi sa di latte dappertutto, sui piedi e sulle manine. Io lo guardo e mi commuovo e mi dico, ma l'ho fatto proprio io, è proprio uscito da me. Luigi invece no. Luigi si arrabbia, alza la voce. Fallo smettere di piangere, per favore! Ieri sera gli è caduta anche la mano sulla mia guancia, ma non ha fatto apposta. Lui la sera è stanco, è nervoso e forse non era ancora pronto per diventare padre. Mi chiamo Alice, ho 34 anni e stamattina, guardandomi allo specchio, mi sono accorta di avere dei lividi sulle gambe, sulle braccia, sugli zigomi, ma non importa, mi metto un po' di pantaloni, una camicia e poi mi trucco, così non si vede niente. Mi chiamo Alice, ho 35 anni e ieri sera sono finita al pronto soccorso. Tre costole rotte. Luigi mi ha dato un calcio. Ma non è colpa sua, no. Io gli stavo portando il piatto con la cena, sono scivolata, sono distratta e sono scivolata. Lui per aiutarmi mi è scivolato addosso, mi sono fatta male. Così ho detto all'ospedale. È sicura, signora? Sì, sì. Sono sicura, mentre avevo il dolore che mi chiedeva il respiro. Mi chiamo Alice, ho 36 anni e ieri sera Luigi mi ha ficcato un coltello in gola. Ho sentito la lama che mi entrava nella carne e mi sono detta, ma sta capitando a me? Sta capitando davvero a me? Sono morta dissanguata. Mi chiamo Alice e ora sono vento, sono aria, sono cielo. Sono il respiro di una madre su tutti gli orfani di questo mondo. Brava. Ci sono e ci sono state. La violenza ha le sue fasi, si può misurare. Ti fa battute pesanti e offensive, ti ricatta moralmente, ti mente, ti inganna, ti ignora, ti controlla gelosamente, ti colpevolizza, ti squalifica, ti ridicolizza, ti offende. Fai attenzione, la violenza aumenterà sicuramente. Distrugge i tuoi effetti personali, ha un comportamento molto offensivo, ti dà carezze aggressive, ti picchia o ti colpisce giocando. Reagisci, non lasciarti distruggere. Ti pizzica, ti graffia, ti spinge, ti strattona, ti schiaffeggia,
ti prende a calci, ti rinchiude, ti insulta. Non lasciarti distruggere, reagisci. Ti minaccia con oggetti o armi, ti minaccia di morte. Ti forza a un rapporto sessuale, ti abusa sessualmente, ti stupra. Potrebbe uccidere la tua identità, ti può uccidere. Chiedi aiuto. Scusatemi, ho ancora un po' di freddo. Comunque la prima parte del concerto termina qui. Ci vediamo fra 10 minuti, grazie.